Questo programma è offerto da Campobello di Mazara, nuovo duro colpo per Matteo Messina Denaro. Palermo, incendiano auto inchiodati da videosorveglianza. Figarazzi, allagamenti, il comune convoca consiglio in sessione straordinaria. Aspra, le carcasse dei ratti ricoprono il litorale. Benvenuti al videogiornale di Canale 8, anche per l'edizione odierna parecchia cronaca, diversi filmati e tante storie da raccontarvi. Iniziamo la nostra scaletta parlando addirittura da Campobello di Mazara, quindi siamo in terra trapanese. Mafia, beni per 38 milioni sequestrati a Matteo Messina Denaro. Nuovo duro colpo al patrimonio del presunto capo di Cosa Nostra, il trapanese Matteo Messina Denaro, il servizio di Blog Sicilia. La mafia continua ad espandere i suoi interessi. Nel settore alimentare Matteo Messina Denaro, la primula rossa di Cosa Nostra, aveva messo radici a Varese e a Milano. Lo rileva la nuova inchiesta sui suoi beni che ha portato ad un nuovo colpo inferto al patrimonio della mafia di Campobello di Mazara. Beni per un valore di 38 milioni di euro, riconducibili proprio al boss latitante e alla sua famiglia, quella mafiosa di Campobello, sono stati sequestrati dai carabinieri del ROS del Comando Provinciale di Trapani. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Misure di Prevenzione di Trapani su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Il sequestro avviene dopo l'arresto di esponenti di spicco dell'organizzazione criminale e l'individuazione di un ingente patrimonio comprendente aziende olearie, attività commerciali, abitazioni, terreni e numerosi rapporti bancari. L'intervento, come detto, si è concentrato nella provincia di Trapani, ma anche a Varese e a Milano. Bene, adesso una notizia da Palermo: incendiano auto inchiodati da videosorveglianza. Gli agenti di polizia del commissariato Zisa di Palermo hanno denunciato tre giovani di 27 anni, 18 e 17 anni, per danneggiamento aggravato a seguito di incendio. I tre, lo scorso 1 ottobre, hanno dato fuoco all'auto di un rivale in corso Calatafimi per vendicarsi di piccoli screzi. L'azione dei tre è stata ripresa da due telecamere piazzate davanti ad alcuni esercizi commerciali che hanno consentito quindi di identificare gli autori del raid punitivo. Rimaniamo ancora su Palermo, nubifragio torna alla normalità al cimitero dei Rotoli allagato. È tornato tutto alla normalità al cimitero dei Rotoli, dopo gli ingenti danni causati dalla bomba d'acqua abbattuta su Palermo nella giornata di domenica. La zona, adibita al deposito delle bare in attesa di sepoltura, è infatti stata ritrovata completamente allagata lunedì mattina. Immediate le operazioni di ripulitura dei sarcofagi, alcuni coperti interamente dalla tanta fanchiglia creatasi con l'acquazzone. Davvero tanta l'acqua caduta su Palermo, 53 mm in soli 27 minuti, che in brevissimo tempo si è infiltrata sotto le porte del deposito.
Il tutto però è stato ripristinato in giornata dagli operai comunali e della GESIP, assegnati alla manutenzione del cimitero di Via Vergine Maria. Adesso ci spostiamo in provincia, un'occhiatina a Ficarazzi, convocato Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Il Comune di Ficarazzi, ci fa sapere in una nota, ha convocato in sessione straordinaria ed urgente per domani 10 ottobre 2013 alle ore 21 il Consiglio con all'ordine del giorno. Primo, nomina scrutatori e poi il secondo punto è quello che maggiormente affligge i ficarazzesi, vale a dire i gravi problemi che sussistono, ci sono ancora tra l'incrocio di via Melli con la strada statale 113 in via Alcide De Gasperi. Come ci ricorda in una nota il Presidente del Consiglio di Ficarazzi, Sergio Cuccio. La riunione sarà tenuta nella sala consiliare del Comune intitolata a Nino Reina. Quindi domani sera i riflettori saranno puntati proprio su questo tema che naturalmente è un po' increscioso per gli abitanti di Ficarazzi. Possibilmente ci sarà qualche buona notizia al termine della seduta straordinaria che sarà tenuta per l'appunto domani sera alle ore 21 nella sala consiliare Reina di Ficarazzi. Bene, adesso una puntatina a Villabate. Il gruppo consiliare Lavoro, Famiglia e Solidarietà, su segnalazione di numerosi cittadini, vuole evidenziare una grave situazione di disagio causata all'utenza villabatese dalla inadeguatezza degli orari delle corse dei bus AMAT nella prima mattinata. Infatti, a causa di una stesura degli orari all'interno della convenzione tra il Comune e AMAT, che non ha evidentemente tenuto in nessun conto le esigenze dei cittadini, lavoratori e studenti, moltissimi utenti della prima corsa del mattino sono costretti a terra per eccessivo affollamento. I consiglieri del gruppo chiederanno alla Giunta Comunale di prendere i provvedimenti necessari, considerato che sarebbe sufficiente spostare una o due corse da fasce orarie non particolarmente utilizzate dai cittadini su orari realmente frequentati. Adesso è venuto inevitabilmente, e guai se non fosse così, lo spazio per il primo stacchetto pubblicitario. Vediamolo assieme. Magic School 2, un posto magico per il tuo bambino. Troverai tutti gli ambienti adatti per rendere confortevole la permanenza del tuo piccolo. La nostra struttura è studiata rispettando le norme più severe in termini di sicurezza, igiene e salute. Abbiamo lo spazio relax, sezione per il pranzo, le attività a tavolino e l'area dedicata alla nanna. Nella nostra cucina possiamo soddisfare le esigenze alimentari di ogni bambino. Grazie al personale competente e all'assenza di barriere architettoniche, possiamo accogliere ogni tipo di disabilità. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, con prolungamento orario a richiesta. Il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Vi aspettiamo qui. Magic School 2, Ficarazzi, via Giovanni Meli, 8. Noi vi aspettiamo qui tutti. L'appello! Il 31 dicembre scadono gli incentivi statali fino al 65% per fare o rifare casa. Garden House ti aspetta con 12.000 metri quadri di esposizione, tutta l'assistenza per ottenere questi irripetibili vantaggi. Hai capito bene, fino al 65% di risparmio su impianti tra riscaldamento, caldaie, infissi e molto altro ancora. Ti aspettiamo in Viale Michelangelo numero 2499. Per info 091 222 072. Vuoi gustare buon cibo e ascoltare buona musica? Ciro's People è il posto che fa per te. In una location immersa nel verde, in un'atmosfera che privilegia il connubio tra arte, musica e ricercata. Ciro's ti aspetta in contrada Bonfanti, a 2 km da Monte Maggiore Belsito. Per info 388-3433-383.
Bene, rientriamo in studio e ci trasferiamo adesso ad Aspra, carcasse di ratti nella spiaggia Le Capannelle. Matera chiede un intervento urgente di rimozione. Il presidente della circoscrizione di Aspra, appunto Atanasio Matera, attraverso una nota inviata al sindaco di Bagheria Vincenzo Lomeo e al responsabile UOT di prevenzione, al responsabile ASL di Bagheria, dottor Marcello Scalici, ha chiesto un intervento urgente di rimozione di carcasse di ratti nella spiaggetta Le Capannelle sul litorale di Aspra, in prossimità dell'accesso delle barche a mare. Matera, a proposito, sottolinea: dopo le abbondanti piogge si sono riversati in zona liquami da fognatura con conseguente deposito di carcasse di ratti che adesso sono in stato di putrefazione. È urgente quindi una bonifica della zona per la salvaguardia della salute pubblica. Sono fiducioso che un pronto intervento si realizzi per proteggere e rendere più salubre l'ambiente della comunità asprense. Una puntatina naturalmente a Bagheria non guasta mai. Conferito incarico a titolo gratuito in materia ambientale e forestali al dottor Fabrizio Parisi. Con determina sindacale 47 del 7 ottobre 2013, il sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo, ha nominato il dottor Parisi Fabrizio consulente a titolo gratuito per supportare l'amministrazione in materia ambientale e forestale. L'amministrazione già un po' si avvale della competenza ed esperienza di soggetti esterni che svolgeranno la loro attività a titolo gratuito e comunque l'incarico partirà a far data dal 7 ottobre 2013 e avrà una durata che non potrà comunque superare il mandato elettorale del sindaco. Nuovamente a Palermo, intervento straordinario in via Michele Alaimo, AMG Energia attiva 28 punti luce. AMG Energia ha acceso i primi 12 punti luce di via Michele Alaimo alla fine di via Agesia di Siracusa nel quartiere San Filippo Neri. L'impianto di illuminazione che costeggia l'Insula 3 non era mai stato attivato. I cavi erano stati rubati dopo la sua realizzazione non effettuata da AMG. Su disposizione del Comune di Palermo, AMG sta eseguendo un intervento straordinario per attivare l'impianto mai entrato in funzione, formato da 14 pali a doppio braccio per un totale di 28 punti luce, con lampade da 125 watt ai vapori di mercurio. Si procederà all'accensione dei punti luce man mano che sarà completata la posa dei cavi in modo da evitare atti di vandalismo o furti. Secondo sacchetto pubblicitario, rimanete con noi perché adesso vi racconteremo una bella storia d'amore che riguarda qualcuno di Ficarazzi. Roberto Cusimano, servizi di giardinaggio. Realizzazione a verde di giardino e terrazza. Manutenzione verde pubblico e privato. Impianto di irrigazione, trattamenti antiparassitari e disinfestazione. Per info 330 642694. Per parlare di spettacolo, arte, cultura, ma soprattutto di sport, arriviamo noi, Gino Sarmentino e Giuseppe Bonanno con Passione Sport. Dal 14 ottobre alle 21.05 vi terremo compagnia ogni lunedì su canale 8 611 del digitale terrestre. E adesso tocca a una coppia di Ficarazzi, lui Enzo Duscio, lei Giovanna Quartararo, 26 anni di matrimonio,
Da questo matrimonio sono nati due splendidi figli, Francesco e Marica. Ebbene, giorno 2, quindi qualche giorno addietro, la signora Quartararo, la signora Giovanni Quartararo, ha dato ancora una volta dimostrazione di affetto, di amore e di grande coraggio al marito che aveva lanciato un suo personalissimo SOS, aveva bisogno assolutamente di un rene. Bene, la moglie, la signora Giovanna Quartararo, non si è tirata indietro, anzi ha messo il piede in anticipo e ha bruciato i tempi ed è stata colei che ha messo nuovamente in funzione, possiamo dire sicuramente per sempre, quindi non ci saranno più dialisi da parte di Enzo Duccio, e ha dato il proprio rene. Un gesto d'affetto, un gesto grandissimo di amore, e vi leggiamo in pratica quello che abbiamo realizzato. È una bellissima storia d'amore, come vi dicevo, che vede protagonisti Enzo Duccio e Giovanna Quartararo, una coppia villabatese che continua a dimostrare il potere del grande amore. Enzo, con la passione per il calcio, ha conseguito nel 90, dopo aver superato un corso, il patentino di massaggiatore a Coverciano indetto dalla FIGC. Ha prestato le sue cure a società come il Canale Calcio nel Cuneese e nell'Albese, per poi ritornare in Sicilia nella sua Villa Abate. Da un paio d'anni, infatti, svolge la sua professione di massaggiatore presso la polisportiva Villa Abate. Lei, invece, Giovanna Quartararo, è una encomiabile casalinga. Dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli, per l'appunto Francesco e Marica. Qualche giorno fa la coppia si è ancora una volta unita. Enzo ha avuto bisogno urgentemente di un rene e la moglie Giovanna, senza esitare, ha dato la sua assoluta disponibilità. Un esemplare gesto che dimostra come ancora è possibile pensare che amare significa darsi senza riserve. Momenti di estrema tensione, ma poi tutto è riuscito bene grazie all'operazione conseguita all'ISMET di Palermo. Adesso la coppia è in ottima fase di ripresa. Enzo, che vediamo nella foto, abbraccia e ringrazia la moglie Giovanna che a sua volta lo guarda con l'amore di sempre. Una bella favola, una bella storia d'amore che sicuramente troverà la giusta collocazione nelle storie più belle che si possono raccontare. Felicitazioni da parte di tutto lo staff calcistico del Villa Abate e non solo. La coppia ha dimostrato di essere vero esempio di correttezza, di stile di vita e soprattutto di infinito amore. D'altronde è una coppia inossidabile da oltre un quarto di secolo. Cosa dice Enzo? Enzo dice con un filo di voce: adesso la mia Giovanna è più che mai dentro il mio corpo. Grazie a tutti. Veramente, insomma, queste sono quelle storie che vorremmo sempre comunicarvi, sempre leggere e sempre darvi queste belle notizie. Per adesso ci accontentiamo di questo e mi pare che anche per oggi ci siamo guadagnati la pagnotta. Grazie per averci seguito. Appuntamento adesso da subito con il meteo. Guardiamolo assieme. Questo programma è stato offerto da We'll be right back.
meteo è offerto da... Il meteo è stato offerto da...